Fiori, cartelloni, bandiere di Forza Italia e del Milan e del Monza. Davanti a Villa San Martino ad Arcore arrivano decine di omaggi e di ricordi legati a Silvio Berlusconi. La camera ardente allestita all'interno della villa solo per parenti e amici stretti non consente infatti l'ingresso a molti e così portano qui fuori dai cancelli anche sotto la pioggia tutto il loro cordoglio in attesa dei funerali di Stato in programma mercoledì. A rendere omaggio al feretro sono arrivati in mattinata Gianni Letta, Marcello Dell'Utri, Licia Ronzulli e molti altri. Ursula von der Leyen si trova attualmente in America Latina per una visita ufficiale da alcuni giorni. Sarà dunque Paolo Gentiloni a rappresentare la Commissione europea ai funerali di Silvio Berlusconi che si svolgeranno mercoledì alle 15 nel Duomo di Milano, celebrati dall'Arcivescovo di Milano Delpini e alla presenza del Capo dello Stato Mattarella e delle massime autorità italiane e europee. Sarà giorno di lutto nazionale con bandiera mezz'asta in tutto il paese. In aula alla Camera si terrà una commemorazione, ma non è stata ancora decisa la data. A Mediaset a Cologno Monzese si saluta il papà di questo impero televisivo nato con Telemilano 58. In TV continuano ad andare in onda reti unificate speciali del TG5 che ripercorrono la vita di Silvio Berlusconi, mentre sulla torre risultano ben visibili anche dalle tangenziali milanesi due scritte «Grazie Silvio» e «Ciao papà». Qui la prefettura ha vietato per oggi, per problemi di ordine pubblico, la camera ardente aperta a tutti, ma tanta gente arriva comunque a rendere omaggio al re delle TV private. Mentre la politica si ferma in segno di lutto per Silvio Berlusconi, il suo partito riunisce d'urgenza al comitato di presidenza. Sul tavolo della discussione ci sono la gestione del simbolo di Forza Italia e i debiti che finora erano stati coperti dalla famiglia Berlusconi, su indicazione dell'ex premier. Intanto, in un'intervista concessa al direttore del TG5, Clemente Mimun, la premier Giorgia Meloni ricorda: «Lui era il collante, era quello con più esperienza. Dobbiamo rimanere uniti nel centrodestra, glielo dobbiamo». Da molti leader del mondo arrivano le condoglianze e le attestazioni di cordoglio dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. Per il presidente francese Macron scompare una figura di spicco dall'Italia. Il presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola lo ricorda come il combattente del centrodestra. La Casa Bianca, ma anche l'ex presidente Bush, ricordano come Berlusconi abbia rafforzato l'amicizia tra Italia e Stati Uniti. Il presidente russo Putin piange una persona cara e un vero amico. Indubbiamente era un politico europeo di livello mondiale. Ci sono poche persone di questo tipo nell'arena internazionale ora. Era un grande amico della nostra gente e ha fatto molto per sviluppare relazioni commerciali tra la Russia e i paesi europei. È stato l'iniziatore dello sviluppo delle relazioni tra la Russia e l'alleanza del Nord Atlantico. È stato proprio grazie al suo coinvolgimento che sono stati creati i meccanismi di interazione pertinenti su sua iniziativa, ma prima di tutto era un politico italiano. Come politico era una persona eccezionale perché era molto sincero e aperto. E aveva il privilegio che i politici di tale calibro non hanno. Il privilegio di dire ciò che pensava.